Bene, ciao ragazzi, siamo ancora qui da Alcatel e questa volta vi stiamo presentando il nuovo tablet Alcatel Levo 8 HD. Abbiamo su questo tablet una CPU dual core ROG chip da 1.6 GHz, abbiamo la connettività al suo interno 3G HSPA, Wi-Fi, Bluetooth, Android CDBin al suo interno, il display è da 8 pollici in risoluzione 1024x768 con display appunto IPS. Abbiamo la memoria RAM da 1 GB, la memoria interna da 4 GB. E diamo subito le dimensioni di questo dispositivo: 222 mm per 152,5 per soli 9 mm di spessore. Bene, e il peso è di 415 grammi, 430 per il modello con il 3G, quindi non solo Wi-Fi. Connettività micro USB anche e micro SD per espandere la memoria che prima avevo dimenticato. Camera anteriore da 2 megapixel. Camera posteriore da 3 megapixel, questa qui. E dietro troviamo la scritta One Touch Alcatel, questa bella finitura tutta quanta nera che dà eleganza al tablet, e i due speaker per la riproduzione musicale. Cioè, che stiamo parlando allora di del design, andiamo a vedere il lato, partiamo dal lato sinistro dove c'è questa dock carina, che può essere questa porta per la dock più che altro, che può essere appunto inserita sulla dock per permettere sia di caricare il tablet e sia tramite questo speaker di aumentare la potenza quando siamo a casa rispetto agli speaker del tablet. Poi sopra nella parte superiore abbiamo l'ingresso micro USB e il jack da 3,5. Sul lato destro abbiamo invece il tasto di accensione, il bilanciere del volume e la possibilità di inserire la micro SD card. Invece nella parte inferiore, andando a togliere questo coperchio e andando a inserire questo modulo, possiamo praticamente scegliere di andare in 3G oppure in LTE sulle reti dei nostri operatori. Ora deponiamo questo modulo che non ci serve e possiamo andare anche a rimettere il coperchio e andiamo appunto a parlare del tablet. Direi di andare subito allora sul nostro sito androidblog.it. Vediamo di trovare il browser, eccolo qui, nuova icona da parte di Alcatel rispetto alla serie precedente e perlomeno della serie Idol. Facciamo decline e andiamo subito su Android Blog. Buona la tastiera, direi abbastanza reattiva e comoda. Ecco, sta già caricando Android Blog. Ecco che il tablet è già pronto, ha già caricato, devo dire con una rapidità senza problemi, rapidissimo, fluido, permette di fare pinch to zoom, di fare lo screen e lo scrolling e tutto quanto, nessun problema. Facendo il doppio tap, la rimpaginazione direi che è perfetta, quindi nessun problema da questo punto di vista. Andrei allora a vedere le caratteristiche. Andrei qui a vedere lo storage interno, è di 4 GB, abbiamo detto, e può essere espanso tramite la micro SD che abbiamo già visto prima. E poi abbiamo questa opzione LED Magic Flip che andrei a vedere subito dopo aver visto la versione software, che abbiamo già detto è la 4.2.2. Allora, cos'è questa versione LED Magic Flip? Allora, praticamente questa non è la custodia Magic, è solo una custodia Magnetic, e praticamente va inserita in questo senso. Praticamente bisogna far aderire la parte magnetica qui. Una volta che aderito, basta chiudere il tablet e questa è la custodia. Per chi conosce per esempio lo Scribe Easy, il funzionamento è lo stesso dell'HTML, il concetto. Invece c'è una nuova custodia che non è questa, ma è la custodia sempre magnetica, ma Magic, che invece ci permette di avere, vedete, al centro alcune notifiche importanti, per esempio magari mail perse oppure qualche altra notifica che noi non abbiamo magari avuto modo di vedere sul tablet, e le possiamo già visualizzare sulla custodia. Questa è una novità da parte di Alcatel, direi davvero interessante. Bene, allora direi che abbiamo detto un po' tutto riguardo il One Touch Evo 8 HD e ci vediamo alla prossima recensione. Grazie.